Iniziano i playoff, ma vorrei fare prima un consuntivo, un bilancio di questa stagione che ha visto raggiungere sicuramente una posizione invidiabile, no? Insomma, buona per la Fortitudo in questo campionato. Sì, sicuramente è stata una stagione caratterizzata da alti e bassi. I bassi sono rappresentati prevalentemente da alcune sconfitte esterne nelle quali abbiamo subito troppo passivamente, sia a livello numerico che a livello di gioco, i nostri avversari, cosa che magari in passato accadeva assai di rado o molto meno frequentemente, e che è impreziosita invece da una solidità in casa che parla di 13 vittorie su 15 partite, considerando che una delle due sconfitte è stata quella con Biella all'ultimo secondo col tiro di Ferguson. Quindi direi pur fra luci e ombre, abbiamo costruito una stagione regolare che ci ha consentito di arrivare a questo miglior piazzamento assoluto, a mantenere la percentuale di vittorie dell'anno scorso, e quindi devo dire, sicuramente il bilancio a mio avviso è positivo anche per gli obiettivi che sono stati centrati tutti finora. Oggi, tirata una riga che chiude questo bilancio della stagione regolare, siamo davanti ai playoff, al grande fremito che questi playoff impongono e comportano. E soprattutto ci stiamo preparando per quella che ci dovesse riuscire, deve essere considerata una grande impresa, perché oggi provare a eliminare la Fortitudo significa pensare a fare un'impresa straordinaria. Con quale spirito affronterete la prima partita che, ricordiamolo, si terrà il 1º maggio alle ore 18 con la Fortitudo Bologna? Ma con l'atteggiamento di avere il desiderio di ribaltare quello che è stato il risultato nello scontro diretto dei playoff dello scorso anno, quando loro ci eliminarono meritatamente, giocando meglio di noi, pur per quanto siamo stati anche allora in grado di giocare alla pari con loro. Poi nei finali di partita tutte le volte loro facevano la cosa giusta e noi no. E quindi cercare di vendicarci, fra virgolette, di quello. E poi, soprattutto, credo ci sia, quando incontri il meglio, sei stimolato a dare il meglio di te stesso, perché sicuramente il confronto è un confronto che ti porta, no, a trovare tutte le energie, tutte le qualità e tutte le risorse che hai. Quindi credo che la squadra, da questo punto di vista, sia pronta. Adesso stiamo lavorando perché Fortitudo ha un sistema di gioco particolare, molto interessante, molto aggressivo, e stiamo provando a lavorare per essere pronti anche da questo punto di vista, però credo che sotto il profilo dell'atteggiamento non faremo un passo indietro, mai contro nessuno. Dal pubblico che risposta auspicate? Ma è il momento, come dicevo in conferenza stampa, in cui il pubblico deve dare una risposta, deve dare una risposta di affetto. Durante l'anno, voglio dire, ci sono state le critiche, molte critiche erano fatte o appreso per amore. Ecco, oggi l'unica forma di amore nei confronti della società e della squadra è quella di venire al palazzetto, di fare il tifo, di sostenerci e di fare, pur numericamente in meno, perché chiaramente il Paladozza ci saranno 7.000 persone che qui non ci possono entrare, però ecco, di essere lo stesso tipo di contorno e di presenza nella partita che il pubblico di Bologna sa da sempre rivestire.